questo nuovo anno, nonché primo dedicato alle piacevoli letture sussurrate. Le storie sui nostri miti greci non sono ancora finite, dunque cuffie alle orecchie e prepariamoci ad ascoltare il racconto di questa 22esima rilassante puntata. Prima però ricordo sempre a chi non lo ha ancora fatto di iscriversi al canale attivando la campanella di notifica. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Forza e al coraggio,
si fermò a osservarlo e disse, rivolto ad Hera: guarda che magnifico maschietto, che membra solide e robuste che ha, e non sembra che pianga per la paura di essere rimasto solo, ma perché ha fame. Non ti fa compassione? Potresti dargli un poco del tuo latte e faresti un atto pietoso e gentile, degno veramente della regina degli dèi. Hera si lasciò convincere, ma il piccolo succhiò con tanta forza che la dea, gridando per il dolore, lo allontanò da sé, così violentemente che uno schizzo del latte divino arrivò fino al cielo, dove diventò la Via Lattea. Questo bambino è un mostro, gridò Hera, andandosene di furia. Non sarò certo io la sua nutrice. Eracle era comunque riuscita a ingollare una bella sorsata del latte della dea, e ciò era bastato a renderlo immortale. Non appena Atena si trovò sola con lui, lo prese in braccio e tutta contenta lo riportò ad Alcmena. Non avere paura di Hera, le disse, e tieniti questo bel bambino destinato a grandi imprese. Vedrai che Zeus ed Hera troveranno un accordo e a te non succederà nulla di male. Infatti, come Atena aveva previsto, Zeus ed Hera, dopo molte discussioni, stabilirono che Euristeo sarebbe stato re ed Eracle lo avrebbe servito compiendo per lui 12 fatiche. Dopodiché avrebbe avuto un posto fra gli dei sull'Olimpo. Come si vede, seppur indirettamente, Hera, dettando queste condizioni, procurò la gloria ad Eracle, come dice il suo nome. Bene ragazzi, per questa sera si conclude il primo paragrafo del capitolo sulla storia di Eracle. Adesso non mi resta altro che augurarvi buonanotte e darvi appuntamento al prossimo